Medio Oriente, liberati i primi 13 ostaggi, tra loro una donna ritenuta morta, oltre 200 quelli ancora nelle mani di Hamas. Omicidio di Giulia, per chi indaga, Filippo ha premeditato tutto. Domattina il ragazzo in Italia andrà in carcere a Verona. Via libera di Bruxelles alle modifiche al PNRR, la Premier Meloni, 21 miliardi in più per crescita e infrastrutture. Scioperi, Salvini firma precettazione, ridotto a 4 ore, stop dei trasporti di lunedì. Il ministro, non si blocca l'Italia. Le polmoniti nei bambini in Cina, gli esperti italiani, nessun allarme, vaccino importante nel mondo globalizzato, più attenzione. Black Friday, shopping a prezzo scontato, spesi dagli italiani quasi 4 miliardi, le regole per gli acquisti sicuri online. Da domani anticipo d'inverno, crollano i termometri, neve in quota, lo spettacolo del manto bianco sull'Etna in attività. Sanremo, l'annuncio di Amadeus, domenica 3 dicembre al TG1 delle 13.30, l'attesa lista dei big in gara. A Paola e Chiara la conduzione di Prima Festival, con loro i TikToker amati dai ragazzi Mattia Stanga e Daniele Cabras. Nel primo giorno di tregua fra Israele e Hamas, liberati i primi 24 ostaggi, tra cui 13 israeliani, a loro arrivo accolti in vari ospedali. Il cessate il fuoco durerà 4 giorni. Domani il rientro in Italia di Filippo Turetta, continua l'inchiesta della procura per far luce sugli aspetti ancora da chiarire, a partire dalla premeditazione. Da questo tragico evento nasca qualcosa di importante. Il papà di Giulia all'Università di Padova, dove la ragazza si sarebbe dovuta laureare, agli studenti dice: voi siete il futuro. Siamo libere, nessuno può pensare di possederci. La Premier Meloni, in vista della giornata contro la violenza sulle donne, dice: non siete sole. Il numero 1522 proiettato su Palazzo Chigi. L'Unione Europea approva la revisione del PNRR italiano, oltre 194 miliardi per riforme e investimenti. Per il governo parla il ministro Fitto, con la Commissione UE, confronto costruttivo. Tennis, grande attesa domani, la semifinale di Coppa tra Italia e Serbia, con Sinner e Djokovic che tornano a sfidarsi per la terza volta in pochi giorni, diretta su Rai 2 alle 12. Tregua a Gaza, in Israele i primi 13 ostaggi liberati, con loro anche 11 lavoratori asiatici. La Croce Rossa, stanno bene, rilasciati 39 detenuti palestinesi, nella striscia entrano gli aiuti. Via libera di Bruxelles al nuovo PNRR, il governo: spenderemo tutti i fondi, enti locali salvi, sindacati in piazza al nord, martedì l'incontro con la Premier. Meloni: non ci fermeremo fino a quando la violenza non si fermerà. Schlein: restano distanze sull'educazione all'affettività. Domani a Roma il corteo delle donne. La morte di Giulia: Turetta acquistò online nastro adesivo, nuovi elementi per la premeditazione del delitto. Domani sarà trasferito in carcere a Verona. Libertà condizionata per Pistorius: 10 anni dopo aver ucciso la fidanzata, il campione paralimpico uscirà dal carcere. I parenti della vittima: non si è riabilitato. Nelle sale il Colossal di Ridley Scott, Napoleon, luci e ombre di un film che fa discutere. Lo abbiamo visto con il giornalista e storico Sergio Vazzania, che dice: racconta più il mito di Napoleone che la sua vera storia. In Medio Oriente è scattata la tregua di 4 giorni, al via la liberazione degli ostaggi in cambio del rilascio di 39 detenuti palestinesi. Hamas ha consegnato 24 prigionieri, tra cui 11 thailandesi. Dopo essere stati assistiti dalla Croce Rossa Internazionale, il passaggio in Egitto, entreranno in Israele dal valico di Nizzana, una 20 di chilometri da quello di Rafah. 12 sono madri e loro bambini, rapiti insieme il 7 ottobre dal kibbutz Nir Oz. Arrivati nella striscia i camion con gli aiuti umanitari. Rivolta a Dublino dopo l'accoltellamento davanti a una scuola di 3 bambini, la guerriglia scatenata dalla notizia della presunta origine algerina dell'aggressore. Gruppi anti-immigrati sono scesi in strada, devastando la città, auto in fiamme, negozi saccheggiati, 34 arresti.
stretta sull'accoglienza in Svezia, che impone uno stile di vita onorevole come condizione per ottenere e conservare il permesso di soggiorno. Gli stranieri che non rispettano i valori fondamentali del paese saranno espulsi. Giornata contro la violenza sulle donne. Stasera Palazzo Chigi si tinge di rosso. È un fenomeno intollerabile che va combattuto a 360 gradi e con il contributo di tutte le forze politiche, dichiara il Premier Meloni. Sono fiera dell'unanimità del Parlamento. Andremo avanti. Domani grande manifestazione a Roma. Il segretario del PD Schlein: se posso, ci sarò anche io. Il delitto di Giulia, ultime ore in Germania per Filippo Turetta, che sarà estradato domani a Venezia e portato nel carcere di Verona, dove sarà interrogato e starà in una cella singola, sorvegliato 24 ore su 24. Se i legali pensano alla perizia psichiatrica, la procura valuta la premeditazione. Tra le prove, l'acquisto online di un nastro adesivo giorni prima del massacro. Acquisita dagli inquirenti la telefonata d'allarme del vicino al 112 rimasta inascoltata, il padre della studentessa: non me la restituirà mai nessuno, ma dalla sua morte voglio far nascere tante belle iniziative. Pianteremo una tenda per quei pellegrini dei ministri. Attacco del presidente della Campania Vincenzo De Luca a Palazzo Chigi, il numero uno della regione Campania, critica la presenza delle istituzioni nel comune vicino a Napoli dopo lo stupro di due giovanissime cugine. Dal governatore ironie e frasi polemiche: rispettate la dignità di Caivano, non sapete neanche dov'è. La replica affidata a una lettera firmata da 14 esponenti dell'esecutivo. Il territorio rinascerà nonostante il suo atteggiamento menefreghista. Altro che giustizia lumaca, 50 anni per arrivare a una sentenza definitiva e durata mezzo secolo una causa contro lo Stato da parte di alcuni privati. Oggetto della contesa, la delimitazione del demanio marittimo avviata dopo l'alluvione che nel 66 colpì il litorale a nord-est della laguna di Venezia. L'azione legale iniziata nel 73 è arrivata fino in Cassazione, che ha dato ragione ai proprietari dei terreni, ma nel frattempo sono morti sia alcuni di loro, sia gli avvocati. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Insieme vediamo subito i fatti principali di questo venerdì 24 novembre. Tregua a Gaza: dopo 49 giorni nelle mani di Hamas, liberati e consegnati alla Croce Rossa i primi 13 ostaggi israeliani, 9 donne e 4 bambini, con loro anche 11 lavoratori asiatici. Stanno tutti bene, attesi in una base militare di Israele. Il Qatar annuncia rilasciati 39 detenuti palestinesi. Lo scambio di prigionieri è una festa dopo tanta attesa, speranza e paura. Nelle piazze di Tel Aviv lacrime di commozione e preghiere per chi è ancora sequestrato. Per chi invece ritrova la libertà, al lavoro squadre speciali di medici, psicologi e terapisti che li aiuteranno a superare il trauma. Via libera della Commissione europea alle modifiche italiane al PNRR. Più riforme e investimenti, Meloni, con la revisione altri 21 miliardi per la crescita, come una seconda manovra. Spenderemo tutti i fondi, fieri del lavoro svolto. Filippo Turetta, reo confesso del sequestro e dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà trasferito domattina con volo militare da Francoforte a Venezia, poi nel carcere di Verona. Lunedì interrogatorio di garanzia, rischia l'accusa di premeditazione. Domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grande corteo a Roma. Crescono diavoletti tra i rossoneri. Domani, convocato in panchina per Milan-Fiorentina, il giovanissimo attaccante Francesco Camarda, appena 15 anni. Se dovesse debuttare sarebbe il più giovane di tutti i tempi in Serie A. Incidente per Mario Ballotelli, distrugge la sua auto, rifiuta l'alcol test, patente ritirata. In prima serata su Canale 5 torna Ciao Darwin, il più divertente show antropologico della TV, ideato e condotto da Paolo Bonolis, con lui Luca Laurenti. Sfida tra schieramenti di persone del tutto diverse, tra prove di coraggio, prontezza, cultura e simpatia. Bonolis, il segreto è l'imprevedibilità. Filippo aveva comprato lo scotch online, si era procurato il coltello e i sacchi neri, avrebbe controllato il luogo dove aggredire Giulia. Aumentano gli elementi per sostenere l'ipotesi della premeditazione. Anche di questo dovrà rispondere davanti al GIP. Domani, dopo il trasferimento in Italia, andrà in carcere a Verona. L'interrogatorio forse lunedì.
Nessuno può restituirmi mia figlia, ma da questa tragedia deve poter nascere qualcosa di positivo. Così il papà di Giulia all'inaugurazione della panchina rossa all'Università di Padova, dove la studentessa stava per laurearsi. Anch'io mi faccio delle domande, ha detto agli studenti. Per sradicare questa violenza bisogna cercare di capire e io mi batterò con voi. 10 anni fa uccise la fidanzata, Oscar Pistorius ha ottenuto la libertà vigilata e fra poche settimane lascerà il carcere. Il campione paralimpico, che ha sempre sostenuto di aver sparato alla compagna scambiandola per un ladro, sarà affidato ai servizi sociali e dovrà seguire una terapia per il controllo della rabbia. La tregua per ora tiene, liberi i primi 13 ostaggi israeliani, donne e bambini, consegnati da Hamas con altri 12 cittadini thailandesi in cambio di 39 detenuti palestinesi rilasciati vicino ad Haifa e degli aiuti umanitari già entrati a Gaza. Sarà così per almeno 4 giorni, ma la guerra continua, avvisa l'esercito di Tel Aviv. Il nostro compito è neutralizzare i terroristi. Oggi Black Friday e febbre da shopping, negozi aperti dalle 6 di questa mattina a New York, tutti a caccia della migliore offerta, immersi nell'atmosfera natalizia. 130 milioni potenziali acquirenti pronti a spendere il 13% in più rispetto allo scorso anno. Boom di presenze già nel primo giorno. A Fiera Ro ha aperto il Milan Games Week Cartoomix, l'evento dedicato a videogiochi, fumetti, gaming e sport. Tra grandi classici e novità ultra tecnologiche, è un evento cross mediale per testare in anteprima le novità del settore. L'avventura sui social è iniziata quasi per gioco grazie al nipote e ora nonna Licia, 93enne triestina, ironica e trasgressiva, è un influencer da centinaia di migliaia di follower. La BBC l'ha inserita nella top 100 delle donne più stimolanti del mondo. In classifica con lei anche Michelle Obama e Amal Clooney. A Gaza la tregua regge da ormai 14 ore, ma soprattutto è iniziato lo scambio. Sono stati liberati i primi 13 israeliani, 9 donne, 4 bambini e 11 cittadini stranieri, 10 thailandesi, una donna filippina, ostaggio delle milizie jihadiste dal 7 ottobre scorso. E quasi contemporaneamente sono stati rilasciati 39 palestinesi, donne e minori che erano detenuti nelle carceri israeliane. La Commissione europea ha dato il via libera al piano di ripresa e resilienza modificato dal governo italiano, il piano che include le misure previste dal capitolo Repower EU e i fondi per la ricostruzione in Emilia-Romagna copre 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originale, 150 investimenti per un valore di quasi 195 miliardi. Nessuna opera verrà definanziata, assicura il governo che nel caso ricorrerà a coperture alternative. Sarà trasferito in Italia domani a Venezia con un volo militare da Francoforte Filippo Turetta, accusato, come si sa, di omicidio volontario aggravato per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Lunedì l'interrogatorio di garanzia e proprio domani in tutte le principali città italiane cortei e manifestazioni di non una e di meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'esclusione dai finanziamenti pubblici del film di Paola Cortellesi c'è ancora domani, diventa ovviamente polemica politica, tanto per cambiare. Un anno fa la pellicola, che oggi è il fenomeno dell'anno ed è il record di incassi, già 21 milioni al botteghino, fu bocciata dalla Commissione del Ministero della Cultura perché giudicata di scarsa qualità artistica. La Commissione era stata nominata dal precedente ministro, sottolinea San Giuliano, l'attuale ministro della Cultura. Il compito di un ministro è tutelare l'autonomia delle commissioni tecniche senza interferire, la replica di Franceschini. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul focolaio di polmoniti pediatriche con cui gli ospedali di Pechino e del nord della Cina stanno facendo i conti con centinaia di migliaia di casi, a quanto pare le autorità cinesi affermano che non è stato rilevato alcun patogeno nuovo, ma solo un aumento generale delle malattie respiratorie dovuto ad agenti già noti. Il nostro Ministero della Salute rassicura: nessun allarme, ma continuiamo a monitorare.